avvocato Andrea Arman, la protesta di tanti risparmiatori e tanti cittadini, ma anche delle proposte concrete da questa manifestazione? Sicuramente, noi sin dal primo momento in cui ci siamo costituiti abbiamo cercato di interagire e con l'amministrazione delle banche e con gli organi politici al fine di trovare delle soluzioni. La protesta fine a se stessa non è utile né a noi che siamo i proprietari ancora delle banche, né alle banche come istituzioni che si stanno per posizionare sul mercato, né all'ambiente sociale che è necessaria affinché prosperi la società. Noi in questo momento facciamo delle richieste precise, che sono quelle relative alla costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, per una ragione semplicissima, perché i poteri della commissione d'inchiesta sono vastissimi. La commissione ha poteri di invadenza totale nella vita di qualsiasi cittadino italiano. Per cui attraverso quella commissione noi potremo sapere che cosa è effettivamente successo dentro queste banche. La necessità di conoscenza è fondamentale, perché su quella base si può ricostituire la fiducia, altrimenti noi tutti ci sentiremo per sempre fregati e non avremo più fiducia né delle strutture economiche di questa nazione, né del potere politico di questa nazione, né delle istituzioni in generale. Noi vogliamo vivere in pace, in una società giusta è vera, per cui la nostra invocazione è di verità e giustizia. E chiedete anche alle banche di intervenire soprattutto relativamente poi al rischio che quei crediti, quei finanziamenti con le azioni in garanzia vadano anche in esecuzione con il crollo del valore delle azioni. Questo, diciamo, è il secondo filone. Allora, possiamo dividere le richieste in due filoni. Le richieste di natura morale e politica, che sono quelle che vi ho fatto prima, quindi verità e giustizia, richieste di natura economica. In questi giorni stanno per essere compravenduti i crediti incagliati delle banche e c'è il cosiddetto business degli avvoltoi. Noi vogliamo che il governo vari immediatamente un provvedimento che limiti le possibilità di guadagno degli avvoltoi sui crediti inesigibili nei confronti dei nostri concittadini e che imponga a costoro di mettere a disposizione almeno il 70%, però so poi sulla quota percentuale si può trattare, almeno il 70% dell'utile ricavato dall'esazione dei crediti incagliati a favore dei soci che hanno perduto tutto. È un provvedimento a costo zero per il governo, per l'erario, per il resto della collettività, che va soltanto a limitare un guadagno parassitario di situazioni finanziarie che sono oltremodo dannose alla società. Yeah.